Queste sono le montagne che ci aspettano. Grande divertimento. Achtung Minend. Qui non sembra, ma questi solchi sono tremendi. Si veda tantissimo guidando, ma qua ci passa il carro armato. Capito? Non so se si vede, ma io non so, questa macchina qua, in quanto Croce Rossa, quando doveva portare i malati di dietro, questi si prendevano di quelle botte che... Lasciatemi giù, per favore, lasciatemi giù, piuttosto muoio qua. No, 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 di salire dietro nella Watts come malato, cioè lo puoi fare con la Land Rover, con un Toyota, un Land Cruiser, l'importante è che sia alta. Se hai un Jimny lo fai lo stesso. Prendere in considerazione che questo è un minivan. Tu immagina una macchina così camperizzata, ok? Dove vai a fare l'off-road? Non puoi, cioè gli hai tolto tutta la prerogativa di essere un off-road. C'hai pentole, piatti, bicchieri, cucina, brandina. Ma dove vai? Tutto montato di legno. Guarda, segui? No. You know what I mean? Eh? No, di qua no. Passiamo dall'altra. Per fare questa salita qua. Guarda che bella. Vedi che tira su, eh? Adesso arriviamo fino qua, ci blocchiamo, cioè guarda la pendenza, no shit, eh? Hai capito? Tu adesso immagina con tutte le bottiglie che hai dietro, la cucina di dietro, ma dove vai? Non puoi, se va possibile. Tante tenersi duramente alla maniglia, perché se no è un casino. Adesso attenzione, senza tirare il freno a mano, siamo nella salita discesissima, salita e discesa contemporaneamente, e salita in davanti e di dietro in discesa, e questa è la pendenza, senza tirare il freno a mano, tac, gioco di frizione e acceleratore subito, vediamo. Oh fuck, fuck, come che siamo con le ridotte lunghe, le marce lunghe, ce l'abbiamo fatta. Guarda come si vede alto. Adesso faccio la pausa, tiro il freno a mano, si sente puzza di bruciato della come si chiama? Della frizione. Non è mica per dire, ma si vede che
e non ho le gomme o delle Collins, ecco che quindi non ha senso mettere delle mega ruote e andare a fare un camping, no? Con la tua bella off-road, con tutta camperizzata. Capisci che non ha senso? Sì, qua si vedono molto bene. Giusto per dire, le facciamo di fianco, così battiamo la strada. Prima le abbiamo fatte queste, però non so se do l'idea, ma sì, non sono fangose. Il terreno è molto fangoso, farinoso. Però le cunette si sentono, eh. Se non ti attacchi, ti attacchi al caso. Se non ti attacchi è un casino. Passiamo di qua, eh? Dai, passiamo di qua, va. Speriamo, non ho sentito il rumore del carro armato, quindi non vorrei trovarmelo di fronte. Mi dispiacerebbe molto. Guarda la pendenza. Capito? Non sembra, ma adesso vediamolo giù di qua. Guarda. Adesso non si vede. Ecco così. Now we're talking a little bit serious. Guarda, vedi? Se non hai la macchina alta ti pianti. Va bene, abbiamo fatto il nostro giro. Magari cosa dici? Andiamo a comprarci una gavetta? Ma chi? Una gavetta di quelle lì che abbiamo visto? No? O non ci serve? Non ci serve. Ridotte o marce lunghe? Ridotte corte o marce corte? Così sono corte. Così sono lunghe. Normale. Hai capito? Allora, ho portato appunto la Watts dal meccanico, non da Andrew ma dagli altri, che mi fanno, no, lì dobbiamo smontare tutto, è un casino, insomma, dobbiamo guardare dentro, è tutto arrugginito, bullshit! Allora sono andato da Andrew e insieme abbiamo mosso, anche perché c'è una cosa importante da mettere, da prendere in considerazione, ed è quella degli hub. Vuol dire che se gli hub non sono inseriti, nemmeno le ridotte corte, le marce corte entrano in gioco. Abbiamo provato, se gli hub sono inseriti questo funziona, diversamente non funzionavano. Se difatti tu non giri gli hub ma metti solo le marce lunghe, le ridotte lunghe, chiamale come vuoi, io le chiamo ridotte corte e ridotte lunghe, però va bene, dai,
e la macchina non va, devi per forza chiudere gli hub, diversamente non funziona. Cos'altro? Niente, ho fatto di nuovo cambiare i terzi cristalli perché quelli là mi si erano rotti, quindi mi hanno messo questi. Lo potevo fare anch'io, però intanto che ero lì gli ho detto montami quelli, no, eccetera. Gli avevo fatto cambiare gli ugelli che però sparavano minchiosamente contro il nulla, e allora ho fatto rimettere gli altri. Che tra l'altro gli puoi mettere dentro la spilla, la spilla da baglia dentro, e gli puoi girare, no? Li puoi direzionare, così puoi regolare bene il getto. Cos'altro? Dell'acqua. Ho fatto chiudere tutti i bulloni, mi hanno detto che ce n'erano solo due loose. E per il resto andava tutto bene, però sento un po' di cigolii. È vero che sentivano i cigolii? Gli ho detto ingrassami tutto. Però rimane sempre il mio preferito pirata, non ha voglia di fare un cazzo, e quando gli porti la macchina per lui è proprio però una mazzata. Si è organizzato e si è sistemato tutto il suo garage, bravo, insomma, bravo. Lui ha lavorato 10 anni per la Suzuki, sa il suo lavoro. Ho provato a schiacciare il differenziale, ma non ho trovato nessuna differenza, quindi la differenza di questo differenziale è che much probably doesn't work. Borne Sulinovo, in quanto ex base militare russa, nonché poi tedesca, le attività da fare sono numerate. O stai a casa e guardi Netflix, oppure giri qua su questi terreni con la Watts, capito? E vieni qua e fare lo shooting. Difatti qua fanno delle colonie estive con i ragazzi per fare paintball, per fare airsoft, e quelle sono le case dove vengono a giocare. Dietro c'è un altro campo dove appunto si viene a sparare, e questo è il divertimento di Borne Sulinovo. C'è altro da fare? O stai a casa e guardi Netflix, oppure guardi Netflix un film di guerra, ti monti e vieni qua e vieni a sparare. Hai capito?